caso perché aveva, che raccontasse perché ha accettato di scrivere questo libro e che cosa gli era stato chiesto, che cosa voleva l'editore. Decisamente semplice, fosse un argomento di facile scrittura e potessi affrontarlo, almeno così mi era stato detto, abbastanza alla leggera. Mi era stato detto e mi era stato insegnato a scuola che in fondo la storia della mia isola non era nulla di che, e quindi di conseguenza io mi sono detto va bene, affrontiamo in modo abbastanza modesto appunto la modestia della storia di questa isola, in più metterò dei miei sentimenti personali e questo sarà senz'altro solo un altro dei miei tanti lavori che ho compiuto fino a questo momento. Di fatto invece, andando più in profondità, ho scoperto che c'era molta storia e quindi era vero il contrario rispetto a quello che mi era stato insegnato o quello che mi era stato detto a scuola, e che anzi la storia di quest'isola era una storia terribile. E quindi, contrariamente a quello che c'era sempre stato detto, noi, ce l'ha stato detto da bambini a scuola, eravamo fortunati, perché sulla nostra isola, Trinidad, non c'era mai stata la schiavitù. Invece scoprì che era vero il contrario. E quindi, diciamo, partendo da questo libro che mi era stato commissionato e che pensavo fosse davvero un'impresa facile, sia dal punto di vista della scrittura che dal punto di vista del lavoro, invece mi ci sono voluti 2 o 3 anni di studio e di preparazione davvero molto, molto intense. Continuo su questa... Faccio una seconda domanda su questo tema, perché la cosa che questa introduzione di Naipaul a questo libro colpisce, perché lui dice cose che non dice nel caso dei libri in teoria molto più difficili, non so, i viaggi sul lungo viaggio nel fondamentalismo islamico, ad esempio, con un libro che certamente non è stato, sono 2 libri, facile scrivere in contesti molto complicati, ha viaggiato, ha visto posti, ha parlato con persone con un clima certo non amichevole, insomma con persone non propriamente disposte a parlare di un argomento che allora, anche oggi, ma insomma era incandescente, eccetera, eccetera. Ma in quel caso, come in caso di altri libri di Naipaul, che non ha mai frequentato situazioni semplici o diciamo va tranquillo. Invece in questo, che è un libro nato da ricerche essenzialmente da storia personale, ma poi da ricerche di biblioteca, essenzialmente di materiali, lui insiste nel dire più volte in queste 2 pagine che è stata un'esperienza spaventosa, che lo ha segnato, che lo ha, insomma, insiste molto in questo punto. Quindi vorrei chiedergli un pochino più in dettaglio che cosa della sua isola ha imparato che non sapesse, pur essendoci vissuto, pur essendoci nato e avendoci vissuto a lungo e avendo già cominciato, quando ha scritto questo libro, a raccontarlo in romanzi molto, molto potenti e molto, molto importanti.
che cosa ho scoperto durante questa... questa... What I discovered is in the book. Ecco, quello che ho scoperto, leggetelo, è nel libro. Prendiamo per esempio le idee, per così dire, tra virgolette, economiche. Certamente tutti sapevano di poter fare molti soldi coltivando la canna da zucchero, le altre coltivazioni, gli altri prodotti che venivano esportati da un'isola come Trinidad in quel periodo. Però c'era anche l'orribile realtà della schiavitù. Sulla schiavitù non si può dire nulla, perché è un fenomeno talmente tremendo, e vi faccio un esempio. C'è uno dei personaggi nel libro, che è un signore inglese, apparentemente un buon uomo, che però dice questo, dice: quando frusti i tuoi schiavi, non li devi frustare con troppa violenza, li devi frustare, sì, ma cerca di frustarli delicatamente. Ecco, e questo dice tutto.